ragazzi, e bentornati in questo nuovo video unboxing. È arrivato un pacco, andiamo a vedere cos'è questo pacco. Lo apriamo subito. Cioè, vi voglio far vedere una roba. Questo è il pacco, questo. Cioè, ragazzi, quanta carta è stata usata qua? Raga, ma è minuscolo. Questo è l'Osmo Pocket. Via questa scatola. Ok, questo è l'Osmo Pocket della DJI. Vediamo un attimo di fare degli unboxing senza fare danni. Qua c'è una spugnetta fuori nevica, peraltro. Qui abbiamo teoria l'Osmo Pocket o la cover, non so sinceramente. Abbiamo il gel, palline di gel, tutti i manuali di istruzione. Qua dentro cos'è che abbiamo? Vediamo. Ok. Cioè, peraltro l'odore di nuovo è una roba fantastica. Qua cos'è? Ok, qua abbiamo un connettore. Vediamo cos'altro abbiamo. Un altro connettore. Un laccetto con la scritta DJI. Un laccetto per, credo, per tenerlo al polso, e un cavetto micro USB di tipo C, molto importante. Quindi facciamo pulizia. Qua non c'è altro. Boh. Scomparti segreti, robe strane. No, mettiamo via il gel silice, scatolina e questa roba qua. Adesso apriamo, vediamo come. Ragazzi, guardate qua. Cioè, ragazzi, è minuscolo. È veramente piccolo, cavoli. Cioè, guardate che bello il mio maglione con la renna. Tutto, quindi abbiamo la clip. Faccio vedere, abbiamo la clippetta. Raga, è una roba. Oddio. Cover. E questo, raga, è minuscolo. È l'Osmo Pocket. Remove before power on. Quindi rimuovere prima di accenderlo. Questo credo che sia per tenerlo stabilizzatore fisso. Poi abbiamo un adesivo sulla lente che andiamo a togliere. Rimuovere gli adesivi è la cosa più bella al mondo, quindi se avete gli adesivi da rimuovere, mandatemeli, ve li rimuovo io. Altro adesivo. Abbiamo lo sportellino che ci permette di attaccare, presumo, questi connettori qua che servono per collegarlo al telefono. Qua è un tipo C, mentre questo è un Lightning, quello per gli iPhone. Comunque, per adesso facciamo così, lo chiudiamo, che così non si sporcano, non si rovinano i contatti. Proviamo la prima accensione. Volevo farvi vedere fuori che nevica. Nevica, quindi non è la giornata migliore per provare una videocamera. È stabilizzato su quattro assi. Facciamo una prova a vedere se si accende. Allora, com'è che funziona? Devo tenere premuto. Succedono cose. Cioè, guardate, lui già è stabilizzato. C'ha lo schermino touch. Lo riaccendiamo. Teniamo premuto, lui si gira, si calibra, fa cose ed è stabilizzato.
Mi dice sempre di selezionare la lingua, non so perché. Non dovrebbe chiedermelo. Allora, stabilizzato, resta stabilizzato. Adesso dovrò collegarlo all'app DJI. Allora, adesso un attimo lo configuro e poi vediamo. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight. Darkness can't hold. Spezzoni attorno, è veramente stabile. Sono qua fuori, come vedete si vede bene, eh? E ovviamente mi segue, come vedete mi sta tenendo al centro abbastanza. Non ho visto fatica a tenerti al centro con la modalità 4K, quindi dovrò informarmi bene. Sì, perché questo filma anche in 4K. E adesso sono qua in giardino. Adesso rientriamo perché fa abbastanza freddino. Faccio vedere com'è diventato il giardino. Adesso vi faccio vedere. Caricare circa 30% di batteria, gli sto facendo fare una ricarica. Come avete visto, la stabilizzazione è una cosa eccellente. Non l'ho provato a fare un video in 4K perché innanzitutto adesso non avrebbe senso ancora, ma perché è un video di prova, poi quando magari andrò a fare video in 4K. Ho fatto il video adesso è in 1080p per 60 frame, il 4K a quanto ho capito non è supportato per il riconoscimento facciale, quindi non ci segue perché non ha, quanto non ho capito bene, non, quei 60 frame non ci sta dietro, non so bene di preciso. Come avete visto io il microfono non pensavo, si sente veramente bene per quello, c'ha, è piccolo quindi è molto portatile, la stabilizzazione è perfetta e sono lì che lo sto guardando perché sto scaricando tutti i file. Un piccolo difetto è questo, che il connettore per la ricarica passaggio dei file è sotto, quindi non possiamo tenerlo in piedi. Sarebbe stato meglio se l'avessero fatto magari laterale o
da qualche parte, però va bene lo stesso. Casomai adesso devo vedere se ci sta, se funziona, magari quei connettori da lasciare dentro di quei connettori tipo quelli magnetici, no? Avete capito, insomma, non mi viene in mente adesso come si chiamano. Comunque così si lascia il connettore dentro, si attacca, si carica, si passano i file e fine. Bisogna vedere se ci sta nella custodia, perché la custodia è fatta veramente quasi al millimetro, è una cosa assurda e lo so. Comunque si sente bene, si vede bene. I video prossimi saranno magari, li porterò in 2K, vediamo, per le riprese frontali, quelle invece, i vlog così saranno in 1080 a 60 frame probabilmente, oppure a 2K a 30 frame. Proverò anche tutte le altre opzioni, hyperlapse, timelapse e tutte quelle cose lì. Adesso non le ho provate perché fuori il tempo, avete visto, nevica, sta attaccando, c'è freddo e non è la cosa migliore. Anche perché se si bagna non gli fa bene. Quindi, il video finisce qua, ci saranno sicuramente altri video. Questo sarà uno degli accessori che utilizzerò per i video successivi, magari anche per registrare magari gameplay, potrebbe essere che mi tiene tracciato il volto, quindi lo appoggio sul tavolo lì e lui mi tiene tracciato e funziona bene, quindi vi farò sapere più avanti anche come va a finire. Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like, e se questo video vi è piaciuto, condividere a tutti quanti, lasciare tantissimi like e spollicciate perché usciranno dei video favolosi grazie alla sua stabilizzazione.